Buongiorno a tutti, io sono Luca Carrai, amministratore di Ethic Jobs. Ethic Jobs è una startup innovativa, per quello sono venuto qua a darvi un pochino quella che è la mia, diciamo, la mia teoria sull'innovazione digitale. Indubbiamente innovazione è un po' collegare due elementi apparentemente distanti al fine di far uscire un terzo elemento che sia innovativo. Per quanto riguarda l'innovazione digitale, è far tutto questo aiutati ovviamente da una forte tecnologia di base. Secondo me l'innovazione oggi non può prescindere dal migliorare la qualità della vita delle persone, altrimenti è un'innovazione un po' a fine a se stessa, quindi secondo me il fulcro poi è quella, è arrivare a migliorare la qualità della vita. Ok, con interventi hardware, come se ne stanno vedendo tantissimi a giro, ma poi c'è bisogno anche di un intervento poi software, rimettendo appunto al centro la persona stessa. Io nella vita mi occupo esattamente di questo, infatti con Ethic Jobs proviamo a migliorare la qualità della vita delle persone passando dal lavoro. Infatti ad oggi lavoriamo tantissime ore e spesso la maggior parte di noi non è nemmeno così felice del lavoro che fa. Per questo motivo abbiamo fondato una startup che è la prima in Europa a valutare ed eventualmente certificare la qualità del lavoro all'interno delle imprese. Infatti attraverso questo innovativo processo bottom up, quindi dal basso verso l'alto, andiamo a capire qual è la qualità della vita e quindi anche del lavoro che l'impresa offre, aiutando le imprese a performare meglio a livello sociale, ma di conseguenza anche a livello economico, dimostrando la stretta correlazione statistica tra dipendente felice ed impresa produttiva. Come facciamo tutto questo? Grazie ai nostri partner scientifici, quali le università, abbiamo sviluppato questo particolare processo bottom up che si sviluppa in un questionario che diamo direttamente ai dipendenti, con compilazione anonima e controllata. I risultati vengono elaborati e ponderati grazie ai nostri algoritmi proprietari che restituiscono un output numerico che altro non è che un'istantanea, una fotografia della qualità del lavoro all'interno di quell'impresa. Qualora il risultato fosse positivo, andiamo a dare un certificato di eccellenza etica a quell'impresa che fa star meglio i propri dipendenti. Qualora il risultato positivo ancora non lo fosse, andiamo a dare dei numeri reali e tangibili che vanno a far capire all'impresa come sta performando oggi a livello sociale e di conseguenza appunto come può performare domani meglio a livello economico. Quindi basiamo tutto il nostro sistema su un approccio matematico-statistico volto a restituire dei numeri all'impresa, numeri sui quali puoi poter far business e poter aumentare la qualità della vita delle persone. Questo per me vuol dire fare innovazione sociale. Dal laboratorio aperto cosa mi aspetto? Mi aspetto che vada a fare degli interventi software sulla città che viviamo, sulla nostra città. Mi aspetto che vada ad analizzare qual è la qualità della vita e vada a dare delle risposte affinché noi cittadini di Rimini viviamo meglio quella che è la nostra città. Quindi mi aspetto un momento di confronto, mi aspetto un momento di interscambio di idee, mi aspetto un brainstorming tra gli innovatori della città, al fine ovviamente di restituire appunto a Rimini dei numeri, dei mezzi e degli strumenti, dei tool che vadano appunto ad aumentare la qualità della vita di tutti noi. Questo è un po' quello che mi aspetto, quindi proprio un momento di confronto e di interscambio tra persone che masticano e vivono di innovazione. E lo spazio mi sembra adeguato per far tutto questo, quindi in bocca al lupo e vediamo un po' che succede. Ciao ciao!